In vantaggio il Braga, scusa Massimo Varchiesi, il vantaggio firmato da Castro e dunque cambia il parziale allo stadio Artemio Franchi. Stadio Artemio Franchi, quando siamo al 17° minuto, Fiorentina 0, Braga 1. A te Massimo. Distratta la Fiorentina, è riuscita a passare in vantaggio il Braga al 17° minuto dopo un primo tiro di Rodrigo Gomes, respinto benissimo dal portiere della Fiorentina Salvatore Sirigu. Poi c'è stato un batti e ribatti all'interno dell'area di rigore e poi è arrivato questo tiro in realtà da circa 16 metri proprio del numero 88 André Castro del Braga, che non ha lasciato scampo alla Fiorentina neanche a Salvatore Sirigu. La metà del il raddoppio da parte del Braga, scusa Massimo Barchiesi, ad andare in gol questa volta è Gialò e dunque è il 34° minuto allo stadio Franchi, Fiorentina 0 Braga 2. A te il gol della Fiorentina con Mandragora e dunque quando siamo al 37° minuto accorcia il parziale la Fiorentina, Fiorentina 1 Braga 2. A te Cristiano Piccinelli. E può tirare un sospiro di sollievo la Fiorentina che stava subendo da diverso tempo e poi è riuscita questa volta invece a passare in vantaggio dopo una buona azione di Bonaventura, che invece aveva perso un sacco di palle sulla linea del centrocampo. Questa volta è stato bravo, si è trasformato in uomo assist, ha appoggiato la palla a Rolando Mandragora che non ha lasciato scampo a Tiago Scià, è andato ad esultare sotto la curva Fiesole. Si era messa in difficoltà da sola la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che aveva subito due gol in appena 17 minuti, il primo da Castro e al 34° poi da Gialò, due tiri in diagonale sui quali non aveva potuto fare nulla Sirigu e poi ha accorciato le distanze, ripetiamo, ancora una volta con Mandragora. E dunque quando è il 38° allo stadio Artemio Franchi ricominciano a cantare i 15.000 tifosi viola, Fiorentina 1 Braga 2. Basket viene però fermato ancora una volta da Bernardo che recupera così il e il gol per la Fiorentina del pareggio dopo un cross di Terzic, è riuscito a toccare Cabral, inizialmente nessuno aveva dato il gol, poi è suonato l'orologino dell'arbitro francese Bastien, gol non gol ed era già superata la linea della porta per il tiro ravvicinato di Cabral, ha provato in qualche modo a togliere dalla sua porta il portiere Tiago Scià per il Braga ma nulla ha potuto e dunque la Fiorentina pareggia quando siamo al 5° minuto della ripresa, in gol Cabral. A te Cristiano Piccinelli. E allora si riprende a giocare proprio in questo momento ed è stato annullato il gol alla Fiorentina e dunque si riprende da Fiorentina 1 Braga 2, ci sono ancora tutti i giocatori della Fiorentina intorno al direttore di gara, il francese Bastien, che non si capacitano del perché sia stato annullato il gol che non era stato assegnato, l'arbitro aveva fatto il gesto dell'orologio, ovvero quando la palla supera la linea della porta aveva assegnato il gol e poi lo ha di nuovo annullato dopo aver visto direttamente le immagini del VAR direttamente dal campo. E allora c'è un calcio d'angolo per la Fiorentina quando siamo arrivati al 10° minuto, ovviamente ci sarà moltissimo da recuperare al 45°, è pronto Bonaventura a battere il calcio d'angolo all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa di Ranieri, la palla che però finisce alta sulla traversa e dunque quando è l'11° Fiorentina 1 Braga 2 studio. E adesso riprende ad attaccare il Braga quando siamo al 13° minuto, la Fiorentina è sempre sotto di un gol, Fiorentina 1 Braga 2, poco fa un tiro molto bello da parte di Rodrigo Gomes che è andato di poco alto sulla traversa, recupera un pallone Bonaventura che riesce ad arrivare fino al tre quarti campo, limite dell'area di rigore, c'è Saponara, il tiro con il destro e il pareggio questa volta della Fiorentina dall'interno dell'area di rigore, ci prova e ci riesce Saponara con il destro a girare dopo aver ricevuto ancora una volta da Bonaventura che ha fatto da solo circa 30 metri di campo.
Gruppo ha consegnato la palla al compagno all'interno dell'area di rigore che con il destro non ha lasciato scampo a Thiago Scià. E dunque cambia il parziale allo stadio Artemio Franchi quando siamo al 14° minuto. Fiorentina 2, Braga 2, in gol Saponara e la linea va a Livorno. Il vantaggio della Fiorentina quando siamo al 38° con Cabral e ancora un assist perfetto di Bonaventura. 38° minuto, stadio Artemio Franchi, Fiorentina 3, Sporting Braga 2. A te Cristiano Piccinelli. 9° allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ha esultato facendo il gesto del VAR Artur Cabral dicendo questa volta non me lo toglie nessuno il gol. Ricordiamo che era stato assegnato un gol dalla tecnologia per Cabral, ma c'è la Fiorentina ancora in avanti e questa volta Cabral l'assist, ci prova Brecalo con la palla che era stata deviata da un giocatore dello Sporting Braga ma era in posizione di fuorigioco. Il giocatore della Fiorentina adesso attacca senza sosta la formazione di Vincenzo Italiano, esultanza curiosa, ripetiamo, da parte dell'attaccante Artur